Ancora un benvenuto amici del canale Gigio Juve, parliamo in questo video di Gianluca Scamacca. Gianluca Scamacca che è appena approdato all'Atalanta, soffiando all'Inter, ma dietro il nome Atalanta si nasconderebbe ben altro. Ne parliamo in questo video, ma prima di tutto ragazzi lasciamo un like a questo contenuto, iscriviamoci al canale. Perché siamo ancora in troppi a guardare i video senza essere iscritti, ragazzi, è gratis. In un mondo in cui tutto si paga, iscriversi è gratis. Facciamo, perdiamo un secondo e azioniamo contestualmente la campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che questo canale andrà a produrre. Allora, dicevamo, l'Atalanta soffia Scamacca all'Inter, ma ragazzi, non si può scrivere sui giornali Inter beffata. Bisogna inventarsi la favoletta di turno perché è finita la telenovela Lukaku. Dopo 4 weekend in cui si sono inventate cagate su cagate per giustificare il fatto che l'Inter non avesse potuto riacquistare le prestazioni di Romelu Lukaku semplicemente perché non ha cash per acquistare. Pensate un po', sul mercato vogliono i soldi. Queste squadre sono arrivate al punto da chiedere i soldi all'Inter e quindi, naturalmente, senza soldi non gli danno i calciatori e l'Inter non li può acquistare. Ma questo in Italia non si può dire, ragazzi, che bisogna proteggere gli amici interisti, bisogna continuare a vivere su Narnia, bisogna continuare a credere e alle favole. Quindi, dopo che Lukaku è diventato un delinquente, un affarista belga, si ritorna a parlare di Juventus. Incredibilmente, l'Atalanta va a beffare Scamacca all'Inter facendo un'offerta superiore all'West Ham, quindi un'offerta più alta di 25 più 3 di bonus, un'offerta più alta al calciatore, 3 milioni e 2 rispetto ai 3 che offre l'Inter, ma gli interisti con il loro capopopolo Ziliani che fa un Twitter dicendo: dietro il nome Atalanta c'è ben altro. Si scatena il putiferio sui social, si scatena un incredibile dibattito che non ha né capo e né coda, ma che, incredibile ma vero, ha tanto seguito. Praticamente Zilianone nazionale va ad adombrare il sospetto che dietro all'acquisto di Scamacca da parte dell'Atalanta ci sia un dispetto della Juventus nei confronti dell'Inter per andare a soffiare il centravanti all'Inter, in modo che l'Atalanta lo vada ad acquistare adesso e tra un paio d'anni la Juventus possa acquistarlo da quella che è una sua succursale, quindi l'Atalanta, perché l'Atalanta è una squadra che naturalmente non fa mercato per sé, non è che ha venduto un attaccante a 84 milioni e adesso ha il cash per andare a fare mercato, quindi per andare ad acquistare calciatori e per andare a sostituire il centravanti appena venduto. No, l'Atalanta fa acquisti per rispondere, diciamo, ai diktat del suo padrone, che è la Juventus, in questo momento guidata da Giuntoli, quindi va a soffiare Scamacca all'Inter per fare un dispetto all'Inter e un favore alla Juventus. Questo calciatore giocherà qualche anno a Bergamo e poi sarà un calciatore della Juventus quando la Juventus avrà disponibilità, spazio e modo per inserirlo in rosa. Questo è il racconto che viene fatto su internet dell'affare Scamacca, ragazzi. È qualcosa che a me sembra davvero di un ridicolo senza fine, ma è qualcosa che purtroppo a cui tanta gente crede. Io mi domando, in questo mondo nel 2023, come si faccia a non usare il cervello? Ma purtroppo, ragazzi, ci sono tanti che ancora non riescono a collegare i neuroni cerebrali alla bocca o al dito, dato che parliamo di gente che scrive praticamente, non di gente che va a parlare. Però giustamente, questo è il racconto che si vuole portare avanti, questo è ciò che si vuole far trapelare agli ambienti Inter. Questo fa piacere perché l'Inter è una squadra che in questo modo sembra una squadra che viene avversata dalla Juventus, quando in realtà non si vuole far capire ai tifosi della squadra, che praticamente viene direttamente da Narnia, che non hanno un euro in tasca e quindi non possono acquistare il centravanti. Non perché c'è qualcuno che gli fa i dispetti, c'è qualcuno che gli crea problemi, ma semplicemente perché
Per acquistare dei calciatori c'è bisogno di denaro contante, quello che l'Inter non ha, perché l'Inter è una squadra tecnicamente fallita, una squadra che non dovrebbe partecipare al campionato di Serie A, ma che viene fatto partecipare, gli viene fatto far mercato, acquista giocatori tutti con prestito, senza obbligo di riscatto, perché l'obbligo va ascritto al bilancio attuale, ma con diritto di riscatto subordinato a determinate condizioni, condizioni semplici da raggiungere, quindi diritto che diventa in poco tempo obbligo, e questo obbligo naturalmente andrà a pesare sui bilanci futuri. Quindi l'Inter sta continuando a fare debiti su debiti, nessuno dice niente, per tutti va bene, anzi si fa la favoletta, si crea la favoletta che l'Inter viene avversata dalla Juventus e per questo motivo non può acquistare il centravanti. A me sembra tutto molto ridicolo, fa tutto sorridere sempre di più. Ragazzi, ma tant'è, questo è il racconto che viene fatto del mercato italiano. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, massima condivisione del video e fino alla fine, ragazzi, contro tutto e tutti. Sempre forza Juventus.